5-13 anni hanno fatto dei tornei. Io chiamerei tutti i responsabili, gli allenatori delle squadre, venite qua perché saranno loro stessi a spiegare quello che è successo, quello che si è fatto, quello che andremo a fare, andremo a premiare queste squadre che si sono scontrate fra di loro. Allora, buonasera. Appunto andiamo a premiare tutte le squadre che sono arrivate in finale di questo primo Carnival Cup organizzato dalla Virtus Avola in collaborazione con la Rarinantes di Siracusa. E intanto vorrei ringraziare il sindaco che è qui con noi, il dottore Luca Cannata. Se facciamo un applauso a questo sindaco, a parte che veramente... E poi chiamerei qui vicino a me tutti i vari componenti, gli organizzatori di questo magnifico torneo, che sono Antonello Randazzo della Virtus Avola, Michele Battaglia, Arizza dove sei? Piano Stella, vieni qua pure tu. Poi abbiamo Peppe Campisi della Rarinantes, il patron della Rarinantes Roberto Di Mauro, poi ci sono io chiaramente, Peppe Cortese, ringrazio pure il direttore e il presidente della Rarinantes Alessandro Di Mauro e Antonio Rinauro. Bene, a questo punto io darei un attimo la parola al signor sindaco, prego. No, ma io vorrei tanto ringraziarvi e soprattutto per la partecipazione, anche perché tra l'altro questo è un torneo che ha coinvolto non soltanto le squadre volesi, ma squadre provinciali, quindi la provincia di Siracusa, ma anche oltre Siracusa, Ragusa, ho visto Trapani, quindi significa che c'è stata una partecipazione in città, quindi di persone che hanno conosciuto anche la nostra città, quindi lo sport che aggrega, lo sport che fa relazioni umane, ma lo sport che aiuta a conoscere anche, quindi in questo caso, quelli che è il nostro territorio. E non posso che ringraziare. Non posso che ringraziarvi anche perché tra l'altro lo sport fa valori, veicola valori e quindi lo fate attraverso i nostri piccoli, quindi il carnevale che è anche questo è società e quindi attraverso lo sport noi cerchiamo di avere una società migliore, quindi grazie per il spettacolo che avete dato e per quello che avete fatto, grazie. Grazie al sindaco, il dottor Luca Cannata, ancora un applauso lo farei. Adesso prima di iniziare le premiazioni vorrei che il nostro patron Roberto Di Mauro consegnasse al signor sindaco Cannata un piccolo presente, eccolo qua, e chiaramente intanto vi consegniamo questo piccolo ricordo e do un attimo la parola al patron Roberto Di Mauro. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Oggi non ci avrei scommesso io nella buona riuscita di questo torneo, perché quando me l'hanno proposto, e non per il bel rapporto che c'è fra la Virtus Avola e la Rarinantes, ma organizzare un torneo in due città diverse, e i miei collaboratori, ma sicuramente anche i dirigenti della Virtus Avola, si sono scommessi e devo dire che si sono superati. Quindi il plauso maggiore va a loro della buona riuscita, hanno fatto giocare questi bambini che la Federazione Italiana Gioco Calcio fa giocare poco e quindi l'organizzazione di questi tornei serve sicuramente a farli migliorare, a farli giocare di più, a farli socializzare di più e soprattutto a me mi permette di venire in questa meravigliosa città di Avola dove il mio fraterno amico sindaco Luca Cannata, che lo ringrazio in particolare, e quindi ringraziando lui ringrazio tutti voi e ringrazio gli organizzatori, grazie. Ancora un bel applauso, grazie. Allora, se siete d'accordo ai miei colleghi, andiamo avanti con le premiazioni subito. E allora, categoria piccoli amici di questo primo Carnival Cup, dove sono? Siamo tutti qua, cominciamo a preparare i bambini. Allora, partiamo dalla seconda classificata categoria piccoli amici, la Trinacria Porto Empedocle. Facciamo un bel applauso, Trinacria Porto Empedocle. Eccolo qua il mister con i suoi bambini. Sì, premia il mister, hanno battaglia. Facciamo un bel applauso, signori, è 4 giorni che questi bambini danno vita veramente a una kermesse sportiva non indifferente. Grazie a voi mister, grazie.
buon rientro, grazie, arrivederci, a presto. Beh, passiamo alla prima classificata, che premia il signor sindaco, i primi classificati categoria piccoli amici, dove sono la Mediterranea Floridia, eccoli gli amici della Mediterranea, eccoli qua. Sì, eccoci. Bene, un bel applauso, eccolo qua, eccoli qua gli amici della Mediterranea. Ancora un bel, fantastico, proprio è fantastico vedere questi piccolini, vi assicuro che... Bene, andiamo avanti, categoria primi calci, premia... Ah, facciamo premiare Michele, sì. Bene, premia il mister Michele Battaglia, Virtus Avola, chiaramente. Secondi classificati, ancora la Mediterranea A, categoria primi calci. Mediterranea A, ci sono? Ci siete? Ci siamo? Eccolo, è sempre lo stesso mister, vabbè, ma tanto il gruppo dei bambini saranno... Saranno i tuoi sicuramente, va bene, comunque non è un problema. Facciamo un bel applauso ancora, categoria primi calci, secondi classificati, Mediterranea A. Adesso primi classificati, premia Roberto Di Mauro, Virtus Avola, eccoli qua. Grosso applauso. Facciamo un grande applauso. Bravi, facciamo un bel applauso, la Virtus Avola, quelli qua i Pulcini 2007. Scusate. Bravi, foto fatta, grazie. Facciamo venire un attimo i bimbi del Catania 80, che li premia mister Peppe Campisi. Forza. Dai bambini, veloci. Eccoli, scusateci, un piccolo errore. Lo facciamo un bel applauso ai piccoli del Catania 80 che si sono classificati terzi. Premia il mister della Rarinantes, Peppe Campisi. Grazie, buon rientro ragazzi, arrivedervi, a presto, grazie bimbi, grazie. Va bene, andiamo avanti, categoria Pulcini Misti. Andiamo avanti con i Pulcini Misti, eccoli qua, non li trovavo, sono qua, bene. Allora, terzi classificati, categoria Pulcini Misti, premia il mio amico Antonello Randazzo, un grande. Premia il mio amico Antonello Randazzo, no, non essere così, dai, non essere così. Premia Antonello Randazzo della Virtus Avola, terzi classificati, Catania 80, Pulcini Misti. Scusate, non sento gli applausi, però i bambini ci rimangono male. Dai, facciamo un bel applauso, grazie. Bravi bimbi, bravissimi, bravi. Terzi classificati, categoria Pulcini Misti, Catania 80. Fate una bella foto. Bravi, ciao mister, grazie. Buon rientro, buon rientro. Bene, andiamo avanti, procediamo. Sempre Pulcini Misti, secondi classificati, premia il nostro patron Roberto Di Mauro. Ripeto, secondi classificati, il Città di Lentini. Categoria Pulcini Misti, secondi classificati, Città di Lentini. Eccoli qua i ragazzi che arrivano sicuramente col mister. Ve lo devo chiedere ogni volta l'applauso, perché? Facciamolo un bel applauso, grazie. Eccoli qua, una bella foto anche per loro.
Bene, andiamo avanti. Bene, adesso andiamo avanti. Primi classificati, categoria Pulcini Misti. Ora la sento bene. Allora, classificati, categoria Pulcini Misti, primi. Eccoli qua, Pantanelli Sport Siracusa. Premia il sindaco, il dottore Luca Cannata. Ecco, i ragazzini arrivano. Bravi, ancora complimenti ai secondi classificati, categoria mio amico Iano Stella, premio il mio amico Iano Stella, secondi classificati esordienti a 11, Rarinantes, dove siete bimbi? Eccoli qua i ragazzi della Rarinantes, li premia Iano Stella. Ecco, ragazzi, un po' di forza. Ah, li stanno premiando, non è che voglio dire. Ah, come vedete i nostri ragazzi si sono fatti i capelli giallo-blu come i nostri colori sociali, hanno approfittato del carnevale. Anche l'allenatore, io posso capire i ragazzi, mister, ma pure tu, dai, sei un grande. Bravi, facciamo un bel applauso anche ai nostri ragazzi della Rarinantes di Siracusa. Dai. Grazie a te, chissà quando ci vedremo noi, passerà un po' di tempo, sicuramente. Bene, adesso premia ancora il signor sindaco, il dottore Luca Cannata. Eccolo qua, allora, primi classificati, categoria esordienti a 11, eccoli qua meritatamente, molto meritatamente bravi, ve lo dico fin da ora, Ragusa Boys. Applauso, è l'ultimo che vi chiedo perché subito dopo si andrà avanti qui a tavola con questo meraviglioso carnevale.